E adesso vedremo il primo pacchetto di cortometraggi in concorso, appunto per il concorso Video Queer. Il concorso Video Queer nasce insieme al festival e ovviamente come il festival è cresciuto dalle prime partecipazioni esclusivamente italiane, adesso la partecipazione è mondiale, gasiamoci un attimino, e quindi abbiamo il primo pacchetto di cortometraggi. Silvia insieme a me, che ci vede anche meglio di me. Allora, oggi presentiamo 5 corti. Il primo è italiano, C'era una volta di Chiara Nardone. Anche il secondo è italiano, Teleologia promiscua di Paolo Ferrarini. Paolo Ferrarini c'è? È qua. Qua. Ciao Paolo. Poi Straight with You di Dan Ball, che è olandese. E poi Sandrine con Nicolas Greinacher, che è qui in sala da qualche... Nicolas, come. E c'è anche l'attrice e protagonista. Leoni Amandin. Ce la possiamo fare, sì. E poi l'ultimo, una produzione statunitense italiana, Jane Street di Matilde Ascheri. Paolo, Nicolas. Cosa vuoi? Ti posso raccontare? Che non è la prima volta che partecipi. No, è la seconda volta in effetti quest'anno che ho l'opportunità di partecipare a questo festival che mi piace particolarmente, anche per questa location direi che è assolutamente sensazionale. Quest'anno vi propongo un videoclip, perché io in realtà mi occupo maggiormente di videoclip musicali, ho un background più da compositore, faccio musica, canzoni e traggo dei videoclip dalle canzoni che registro per i miei dischi. Quello di quest'anno appunto si intitola Teleologia promiscua e dà contenuti molto filosofici, direi, che si riallacciano anzi quasi alle scienze cognitive. E l'idea che ho voluto sviluppare era quella di mostrare in questo video come l'essere umano nel suo modo di quantomeno tentare di produrre senso, significato per la propria esistenza, a volte si perde in elucubrazioni che lo portano in direzioni senza senso in realtà, immaginando scopi, funzioni, elementi filosofici anche dove nella realtà non esistono, portando delle distorsioni del pensiero umano che ho tentato di dimostrare in questo parallelo che ho realizzato in questo video tra quello che sono i riti, i rituali più in qualche modo scabrosi che si possono vedere in giro per il mondo e poi invece una storia che ho realizzato qua in Italia di alcuni personaggi che vivono questa dimensione, diciamo, filosofica un po' distorta, ecco. Grazie Paolo. Niente, grazie a voi per l'invito che quest'anno. Essendo un concorso, bisogna votare, il premio è conferito dal pubblico, quindi vi sono state consegnate delle schede e vi chiediamo di votare, di non fare i timidi e le timide nella votazione. Scusate, giratevi un attimo. Ah, sì, è entrato in sala Cyber Sissi, quindi magari salutiamo Cyber Sissi con un applauso.